siamo con l'autore dello scandale Valentino Castagnino. È appena finita la gara ed è terminata 1-1. Pesa quel rigore sbagliato all'ultimo? Sì, pesa quel rigore sbagliato all'ultimo, però diciamo che è un episodio negli ultimi minuti finali poteva decidere la partita, però tutto sommato per quello che è stato, diciamo, si è visto in campo, il risultato potrebbe essere anche giusto. Insomma, sono una squadra di buon livello, secondo me la classifica loro, vedendoli oggi, è bugiardo perché meriterebbero qualche punto in più, però diciamo che sostanzialmente ci possiamo ritenere soddisfatti di aver fatto una buona gara contro una buona squadra. Secondo anno di prima categoria, giusto? Sì. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, quest'anno state andando molto bene. Sì, quest'anno diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo qualche punto in più, diciamo siamo a una decina di punti dalla matematica salvezza, diciamo che è il nostro principale obiettivo, noi puntiamo alla salvezza tranquilla e poi a divertirci un po'. E i ragazzi magari hanno fatto un pochettino più di esperienza in prima, poi è un ambiente sereno, siamo un gruppo compatto, speriamo di fare bene. Domenica terza partita in casa per uno scherzo del calendario, poi alla fine arriva il Casabona, questa volta ci vuole la vittoria. Il Casabona è un'altra bella squadra, una squadra insomma che da alta classifica, una squadra che ha costruito una squadra per puntare ai playoff, quindi ci aspetterà un'altra bella partita con una squadra di livello insomma. Bocca al lupo. Crepi il lupo.